Vieni! Mascalzone! Ulyanov! Dove stai andando così di fretta, Vanya? Fammi vedere. Dovevo immaginarmelo che mi avresti teso una trappola. Solženicyn. Trotsky. Dottor Živago. Quella è una lettera per mia madre. Ma presumo che tu non ce l'abbia una madre. Il partito è la mia unica famiglia. Dove mi mandi, Ulyanov? Davanti al plotone d'esecuzione. Molto peggio, Vanya. Questa volta ti spediamo dritto in un gulag. Volevi, compagno? Vedo dal tuo rapporto che il dissidente Ivanovic è stato arrestato. Questo pomeriggio. Questo non è il primo arresto per contatti con agenti occidentali. Potremmo giustiziarlo. Giusto? È ciò che si merita, compagno ministro. Ulyanov? Ci sarebbe anche la possibilità dell'esilio, dove potrebbe riflettere sui suoi errori e magari collaborare con noi. Ivanovic è noto come intermediario fra agenti occidentali e gruppi di dissidenti. La sua esecuzione servirebbe da esempio a tutti. Sarà un ottimo esempio. Prepara i documenti necessari per la mia firma. Subito, compagno ministro. Stai attento a quello, Ulyanov. Ha conoscenze in alto loco e un carattere arrogante. Lo so. Due funzionari di partito morti, il segretario di partito locale ed un nostro investigatore. Ha già letto dove? A nord di Vorkuta. È oltre il circolo polare artico. Sì, nel cuore del Gulag. Funzionari che muoiono misteriosamente. Non ti pare un fatto un po' strano, compagno? Forse al compagno Vladimir farebbe piacere ricevere un simile incarico. Te l'ho già detto prima. Vladimir ha conoscenze in alto loco, cosa che invece a te manca, Ulyanov. Durante la carriera ti sei sempre rifiutato di coltivarne. Quindi non ci rimane che far riferimento al tuo stato di servizio. Uno stato impeccabile, per carità, ma nel quale è molto arduo leggere fra le righe e cogliere l'uomo. È l'immagine che ha voluto crearsi. Non è vero, compagno?
Colonnello Ulyanov? Sì, tu sarai Povin, immagino. Sono il segretario di partito Povin. Spero di non averti fatto aspettare troppo. No, non preoccuparti. Che ore sono, compagno Povin? È quasi mezzogiorno. Ma non diventa mai più chiaro di così? Purtroppo no. Pensa che da ottobre ad aprile non vediamo nemmeno il sole. Arrivato. La musica gitana è stata proibita a Mosca. Per cui, in nome del Comitato Centrale, vi ordino di smettere di suonare questa musica decadente e superstiziosa. Quando sarete a Mosca. Tipico snob di partito. Compagno segretario, che cosa succede? Non hai più rispetto per il protocollo? Colonnello Ulyanov, ti presento Titov. È il sindaco. Oh, benvenuto nella nostra umile comunità. Ti offriamo il tradizionale pane e sale e inoltre per te il fascino dell'inverno siberiano. Grazie, compagno. Sfortunatamente la mia visita non durerà molto. Sono qui per un'indagine sulla morte del segretario Borisov e del funzionario Andreev. Che bisogno c'è di un'indagine? Borisov è stato fatto a pezzi dai lupi e Andreev si è tagliato la gola. Conto su una completa cooperazione da parte tua e dei tuoi concittadini. A tua disposizione. E renditi conto però che abbiamo ben poco da offrire. Mosca esige sempre molto dal nostro povero villaggio. Mosca esige molto da tutti noi. Se vuoi scusarci. Tu sei originario di qui, Povin? No, io sono nato a Vorkuta, a 90 chilometri più a sud. Non è diverso da qui. Sai, a Vorkuta c'è un detto. Per 12 mesi abbiamo l'inverno. Il resto dell'anno è estate. Sarò nel tuo ufficio fra un'ora. Fammi trovare tutte le schede in ordine quando arrivo. Sì. Nel frattempo cercherò di abituarmi all'idea del buio a mezzogiorno. Gallia, dove sei? Ti prenderai un malanno. Vieni. Forse ci conosciamo. Come ti chiami? Mi chiamo Valentina. Valentina Orlova. Ma sono certa che non ci conosciamo. Sì, hai ragione tu. Ma hai un viso... un viso familiare. Anche il tuo nome, direi. È quello che dici a tutte le esiliate, compagno colonnello? Borisov Vladimir Valentinovich, il tuo predecessore. Segretario di partito, anni 43. Trovato morto 6 settimane fa
causa di morte i lupi. Andreev Yuri Arkhipovich, anni 52, funzionario del Comitato per la Sicurezza di Stato, trovato morto 11 giorni fa, causa di morte, suicidio. Sindaco Titov, condannato a 30 anni di esilio interno per distribuzione illegale di Bibbie. E quest'altro è stato condannato per attività antisovietica. Non ci sono ladri o omicidi, a quanto vedo. Povin, dammi la scheda della cittadina Valentina Orlova. Ecco, io ho questo incarico da troppo poco tempo per sapere dove sono tutte le schede. Dovrò fare delle ricerche. Forse hai qualcos'altro di più urgente da fare? No, certo. Subito. Allora, Valentina Orlova. Ah, eccola qua. Sì, esatto, è proprio lei. Valentina Orlova, condannata da Stalin 50 anni fa. 50 anni fa? Conosci questa donna? Hai mai parlato con lei? No, cioè... Sì, certo, conosco la donna di cui parla. È una discendente di Valentina Orlova. Sua figlia. Così a prima vista madre e figlia si assomigliano molto. Anzi, sembrano uguali. È giunto il momento di vedere i corpi. Voglio verificare di persona. È un blocco di ghiaccio. Ora riesco a capire perché avete voluto portare dell'acqua calda. Dammi. Dove hanno trovato il corpo? Nel bosco, proprio dietro la chiesa. Il corpo è stato trasportato qui seguendo tutte le procedure. All'inizio della primavera lo seppelliremo. E dov'è Borisov? I suoi resti sono stati spediti a Vorkut. Guardate. Non c'è sangue sulla ferita. Qualcuno gli ha tagliato la gola dopo averlo ucciso. Allora, compagni, questo fatto non stimola la vostra curiosità. È meglio che veda il posto dove è stato trovato il corpo del suicida. Questa chiesa avrà più di 300 anni. Osservate com'è piccola la cupola in confronto alla struttura portante. Deve essere molto bella all'interno. Per molti anni dopo la rivoluzione d'ottobre, questo simbolo della decadenza zarista venne usata come stalla. Poi è stata chiusa e dimenticata. Dimenticata, hai detto, compagno Tito? Sì. Allora le impronte che conducono all'entrata della chiesa e poi ne escono sono solamente un'illusione ottica? Thank you.
abbiamo trovato il corpo di Andreev. C'è ancora una macchia rossa, vedi? Faceva molto freddo. Non vedo nessun segno di lotta. È stato ritrovato un coltello, un rasoio oppure un pugnale? No? Non riesco proprio a capire come un uomo sia in grado di tagliarsi la gola senza avere qualcosa che assomigli a un coltello. Considerando poi che ha perso tutto quel sangue. E dov'era Borisov? Di qua. Si sta avvicinando. È meglio rientrare. Sentite? Qualcuno è in pericolo, venite. No, lascia, me ne occupo io. Per favore. No, no. 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 Cos'è successo? È stato un ramo, tu non l'hai veduto e gli hai sbattuto contro. Capita spesso quando si corre nel bosco. Povin. Devo vedere Povin. Lo vedrai dopo, ora non ti devi affaticare. Per quale ragione non sono morto come Borisov e Andreev? Dimmelo! Capita spesso da queste parti di vedere una bella donna bere il sangue di un lupo che ha appena ucciso? Lo stai delirando. Cerca di non fare il furbo con me, Titov! Che accadrebbe, secondo te, se facessi la stessa fine di Borisov o di Andreev? Mosca probabilmente invierebbe un reparto della milizia. Esattamente. È per questo che conto di aiutarti nella tua missione e lo faccio nel modo migliore possibile. È mio desiderio che tu possa tornare a Mosca soddisfatto. Vorvalak. Che cosa? Vorvalak. I non morti. Creature che bevono il sangue da altre creature e vivono all'infinito. Un'antica leggenda rumena. Un'antica sciocchezza rumena, vorrei dire. Davvero? Che mi mostri quello che nascondi nella tua chiesa, compagno Titov. Sono tutte vuote. Sì, compagno Ulyanov. Sono vuote perché fuori è buio. Chi siete voi?
Vorvalaka? Vampiri? O siete dei pazzi con manie omicide? Perché non lo chiedi a Povin? Povin? Perché? Che cosa gli avete fatto? Non mi hanno fatto niente, colonnello Ulyanov. Niente che non volessi, almeno. Ho scelto io di essere come loro. Perché? Bisogna essere molto forti per sopravvivere in Siberia. Ma ora possiedo la forza per far fronte a tutte le difficoltà che ci impone questo paese. Per sopravvivere e forse un giorno prosperare. Titov! Titov! Giunsero qui durante la guerra. Dopo aver vagato per mesi, fuggendo lontano dalla loro patria, dove rischiavano continuamente il massacro, come zingari. All'inizio avevamo paura e cercammo di distruggerli tutti. Ma dopo capimmo che avevamo molte, molte cose in comune. Qui siamo tutti esuli, Ulyanov. Sangue. Noi li proteggiamo durante l'estate quando vengono a dormire nella chiesa. E loro ci proteggono dal buio dell'inverno, tenendo lontani da noi i predatori, nutrendosi del sangue dei lupi che catturano e, se è il caso, del sangue di ladri e assassini. Quindi loro non hanno bisogno del nostro sangue. Ma è... Loro proteggono voi e voi proteggete loro. E a te chi ti protegge, colonnello? Temo che qui non potrai valerti della tua autorità. Valentina! Oh, perché vuoi aspettare? Non lo vedi che, come quegli altri, dovevamo già ucciderlo oggi nel bosco? Vi ho lasciato uccidere Borisov e Andreev perché erano degli animali. Ma sono convinto che quest'uomo abbia la capacità di comprendere il nostro accordo. E spero anche il buon senso di lasciarci vivere in pace. Pazzo! Sei solo un illuso, ma non capisci? È il KGB! Deve morire! Lasciami, non mi faranno nulla. No, no, no. Non ti credo. Siamo in una casa al caldo. Ormai non ho più freddo. Titov. Ora potete farmi a pezzi. Lui non può impedirvelo. Uccidetemi come gli altri. Questo non doveva succedere. E che cosa mai avrebbe dovuto succedere?
Il rifugio che vi siete costruiti ormai non è più sicuro. Dopo di me ne verranno ancora altri. E alla fine vinceranno loro. Vincono sempre. Quando ero giovane, pensavo di poterli contrastare. Pensavo di poter cambiare le cose. Ma per ogni vita che potevo salvare, ce n'erano due che morivano. E adesso ormai non mi riesce più nemmeno di salvare quell'unica vita. Ma se tu avessi un'arma, qualcosa con cui combatterli? Sono troppo vecchio, compagna. Troppo vecchio per cambiare le cose. Ma se potessi, se avessi la forza per combatterli e l'abilità di far aderire altri alla causa, combattendoli dall'interno. Questo è tradimento. Non è peggiore di quelli che tanti hanno inflitto al popolo russo, dagli zar alle guardie bianche. Qui, compagno, qui c'è la vera Russia. Le antiche fedi, la forza primordiale. Questa forza può essere tua. Tua. Per riparare a tutti i torti. Alle sofferenze che anche noi abbiamo subito. Vuoi condividere con noi questa nuova forza, compagno? Come hai visto, il caso è stato risolto, compagno. Il sindaco, questo Titov, mi sa che doveva essere un mezzo delinquente. Era più di un delinquente. Era un impostore, un assassino ed un traditore dello Stato. E il nuovo segretario di partito, come hai detto che si chiama? Povin. Povin, già. Sarà in grado di mantenere l'ordine ora che tu sei tornato? Povin mi è stato indispensabile durante l'indagine. Ritengo che abbia tutti i requisiti necessari per la carica che ricopre al servizio dell'Unione Sovietica. Bene. Hai fatto un ottimo lavoro. Ce ne vorrebbero di più di tipi come te qui dentro. E ce ne saranno, compagno. Ce ne saranno.